Le nuove famiglie, il tema delle nuove famiglie è stato uno dei più importanti. È stato uno dei più importanti perché intanto si accosta moltissimo al tema dell'identità di genere. Cosa vuol dire essere uomo, cosa vuol dire essere donna, cosa vuol dire essere bambino, cosa vuol dire essere bambina. Non ci devono essere ostacoli, ci deve essere comprensione, ci deve essere capacità di essere contenti di se stessi. Quindi c'è una pubblicazione notevole di questi libri nuovi, fatti in modo che sono comprensibili per i bambini e quindi, scusate, che rendono ridicole certe manifestazioni di censura che sono avvenute in Italia, tanto più il bruciare dei libri pubblicamente, salvo poi a dire no, abbiamo sbagliato. Cioè, si allarga quella che è la conoscenza del mondo oggi sotto tutti i punti di vista a livello di bambini. Io mi ricordo 15 anni fa non si parlava di morte nel libro, era un tabù, non si parlava di sesso, era un tabù. Oggi sono argomenti che, se esposti al ragazzo con chiarezza, con piacevolezza, diventano non solo una materia comprensibile, ma anche una materia interessante. E abbiamo in Italia addirittura una casa editrice giovane che si è lanciata proprio con l'interesse a questo tema del genere. E tanto per dimostrare l'intelligenza di una casa editrice, i primi libri, ricordo uno famoso, si chiamava Piccolo Uovo, ritornato oggi in veste più ampia, Piccolo Uovo, Nessuno è perfetto. Dunque, questa casa cominciò con libri sulle famiglie arcobaleno, questi libri sull'identità di genere. La casa oggi si è affermata e ha detto: ma io non è che sappia fare solo questo, e si è dedicata con uguale garbo, con uguale senso del divertimento ad altri temi, il che vuol dire che l'editore oggi non è solo quello che acchiappa l'argomento del momento e poi lo lascia andare, è quello che sa navigare tra i vari argomenti del momento che sono interessanti. Questo vuol dire una cosa: in Italia, e questa è la cosa che mi dispiace di più, non è che si ami molto la poesia, specie a livello di ragazzi. Ogni anno guardo con attenzione, ma si è fatto qualcosa per la poesia. Diciamo che l'edizione non è molto ampia in questo senso, però c'è sempre un interesse e anche un sapere da dove comincio. Una forma di poesia che in Italia va forte, forte, forte è la filastrocca. E ci sono degli scrittori, penso soprattutto a uno che tutti conoscono, Roberto Piumini, che della filastrocca sa fare proprio, direi, una canzone d'incanto che interessi tutti. E questo dà il via perché si proceda con la poesia a livelli un po' più alti. C'è una casa come Topi Pittori che ha presentato un libro in mezzo alla fiaba in cui ci sono delle poesie, ognuna delle quali rievoca una fiaba, e c'è un invito, quasi una sfida, al bambino che legge la poesia a ritrovare a quale fiaba appartiene. Quindi il saper unire questo gioco, divertimento, ma anche apprezzamento di una forma di linguaggio, trovo che intelligente, fino a una casa italiana come la Salani, che ancora presenta una collana famosa, si chiamava Poesie per i giovani innamorati, e hanno presentato poeti moderni nel corso di 10-15 anni. Oggi, sotto una nuova forma, una nuova edizione, forse più giovanile, seguitano in questo presentare poeti moderni accanto a poeti non più moderni. Infatti quest'anno abbiamo avuto Pasolini, un Pasolini meraviglioso che parla d'amore e parla di impegno civile.